comunque un buon punto per come è andata la partita, visto che è stato ottenuto con la Bagnarese, o avrebbe voluto di più? No, assolutamente, oggi eravamo quasi all'ultima spiaggia, noi abbiamo fallito l'occasione perché le altre si sapeva che avevano un turno più o meno favorevole, infatti hanno vinto tutte, sia il Polistena, sia il Taureana, sia il Gioiosa, col Benestare. Sì. Quindi adesso la situazione si complica parecchio per noi. Vista la partita, non abbiamo giocato un buon primo tempo assolutamente, dovevamo essere più sul pezzo, più cattivi, più, diciamo, più determinare fin da subito le sorti dell'incontro mettendo più voglia in campo, e questo non c'è stato nel primo tempo. Nel secondo tempo poi abbiamo cercato di tutto per far gol, ci siamo esposti ai contropiede loro e in qualche occasione siamo stati graziati pure, diciamo, dalla Bagnarese. E quindi è una giornata parecchio brutta per noi, che adesso ci mette in condizioni molto difficili. Sì, cioè lei chiaramente sperava, c'era la possibilità chiaramente ancora di evitare i play-out, ecco, la matematica era dalle vostre parti, ora si complica. Di evitare i play-out o quantomeno di farli sicuramente in casa, vincendo le partite che avevamo, sì, diciamo, tra le mura amiche. Però avete degli scontri diretti, tipo questo con il Gioiosa Ionica, poi andrete a giocare in casa del Taureana lì. Ma parecchie le nostre sorti ormai sono diciamo racchiuse in queste due partite, fermo restando che noi dobbiamo vincere assolutamente le due partite le due partite che abbiamo in casa con Gioiosa e poi l'ultima con la Reggio Mediterranea, e andare a Taureana a giocarci una sorta di spareggio. Purtroppo la situazione è questa, ci siamo messi da soli in questa situazione con parecchie partite in casa buttate per poca incisività in avanti, per poca concentrazione, per poca voglia di, non vorrei dire di lottare, ma poca attenzione nel far nostre le partite, soprattutto casalinghe. Questo la preoccupa, Presidente, cioè ora avrete l'opportunità di misurarvi anche con Gioiosa Ionica e Taureana, però in vista di un eventuale play-out, chiaramente lei farà gli scongiuri, ecco, pensa che la sua squadra, confrontandola, ecco, avendo visto anche le altre squadre, possa avere la meglio nei play-out? Allora, noi come qualità di squadra, diciamo, saremo esigui in organico sicuramente, saremo con qualche pecca riguardo al settore under, però come qualità di uomini abbiamo uomini come Spoleti, Corigliano, Saviano, Fortugno, Serpentino, Barbaro, Canè, De Crea, cioè gente che non dovrebbe essere in queste posizioni di classifica per la qualità e per la carriera che hanno avuto. Purtroppo ci ritroviamo in questa situazione ed è difficile adesso fare delle previsioni su quello che può essere il nostro cammino, perché la squadra, logicamente, quando ci si trova in una situazione difficile che non ci si aspetta di trovarsi magari, sì, la cosa diventa più difficile, nel senso che subentrano altri fattori, la paura, la tensione di sbagliare, la poca voglia di combattere, non vorrei dire, però si deve lottare, per tirarsi fuori si deve lottare. Questi sono tre finali che ci restano adesso e dobbiamo cercare di vincerle tutte e tre e poi fare i conti. Sì. È logico che chi fa il play-out in casa c'ha, per, non vorrei dire per percentuali esagerate, ma almeno per l'80-85% c'è la permanenza in tasca chi fa il play-out in casa, perché è un vantaggio troppo grosso in una partita secca avere due risultati a disposizione su tre. Certo. Però ormai siamo nel ballo, dobbiamo cercare di lottare con le unghie e con i denti per tenere questa categoria. Noi abbiamo fatto tanto, più di quello che abbiamo fatto non credo che potessimo fare, visti i vari arrivi, ripeto, di... No, assolutamente. Infatti è giusta la sua premessa nell'andare a guardare i singoli elementi che sono di indubbia qualità, ma io mi riferivo appunto al gioco che sta esprimendo la squadra nel complesso, ecco, nel contesto generale,
chiaramente non arrivando ai risultati qualche problemino c'è, però le cose vanno male purtroppo. Infatti, non si può, è vero che c'è anche il tempo poi di lavorare in vista dei play-out. Poi tra l'altro ora ci sarà una lunghissima pausa per il torneo delle regioni e le festività pasquali, quindi forse saranno di aiuto in tal senso. Troppo lunga questa sosta. Troppo lunga secondo lei? Un po' troppo lunga, 3 settimane di sosta a fine campionato, un po' sono, diciamo, è difficile tenere i giocatori sul pezzo, soprattutto quando si sta giocando qualcosa di importante. Quindi dobbiamo essere bravi e concentrati a far di tutto perché questa squadra si salvi. I giocatori in primis devono mettere di più assolutamente, perché non possiamo giocare come se siamo tranquilli in classifica, perché tranquilli non siamo. Dobbiamo buttare il cuore oltre l'ostacolo, mettere quello che abbiamo tutti a disposizione della squadra, cercare di tirare fuori il meglio di quello che si può fare in queste 3 partite. Non possiamo recriminare nulla, ci siamo messi noi in questa situazione, se ci riusciamo a tirar fuori dobbiamo farlo da soli. Se perderemo la categoria sarà una grossa perdita per noi, perché abbiamo lottato tanto per averla, questo è il terzo anno che sono presidente, abbiamo fatto un cammino assolutamente in prima categoria, sì. Con i trofei anche di Coppa Calabria, insomma, vincendo 2 volte i playoff, perdendo l'anno scorso lo spareggio col Filogaso, vincendo 2 Coppe Calabria. Credo che meritassimo la categoria e credo che come società abbiamo fatto di tutto, malgrado gli sbagli che sono umani, ed è umano farli, certo. Malgrado lo sbaglio magari di inizio stagione che abbiamo avuto modo di correggere durante l'anno, purtroppo... Si riferisce alla scelta diciamo tecnica? Non solo alla scelta tecnica, anche alla scelta di organico di giocatori che abbiamo cambiato poi a dicembre tentando di migliorarla. L'abbiamo migliorata senza dubbio qualitativamente, abbiamo aggiunto gente che ha fatto spesso e volentieri il campionato d'eccellenza. Però di fatto era un gruppo nuovo, quindi è difficile pure amalgamarlo. Però infatti aggiungendo in corsa è stato un po' difficile, noi ammettiamo che diciamo la costruzione della squadra, la squadra se la si costruisce a giugno, luglio e forse in questo abbiamo peccato nel costruirla bene. Non possiamo recriminare nulla, ho detto, abbiamo fatto tutto ciò che era possibile nelle nostre possibilità e andando anche oltre le nostre possibilità per tentare di, non ultimo l'arrivo di Cane 2 settimane fa, per tentare di dare tutto quello che era possibile a questa squadra per far sì che centrasse l'obiettivo in vista di un campionato di promozione diverso magari l'anno prossimo. Certamente. Adesso ancora non possiamo assolutamente piangerci addosso, anzi abbiamo 3 partite importantissime dove dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo, lo ripeto, e anche di più, perché è troppo importante stare in questa categoria per noi, per una serie di motivi che vanno dall'entusiasmo della gente che appoggia molto la squadra qua della Nuova, all'entusiasmo anche nostro, dei dirigenti, della squadra e di tutti. Cioè sarebbe una vita che va a perdere qualcosa che ha conquistato nel tempo e quindi non ce lo possiamo permettere sotto questo punto di vista. C'è la voglia di tornare anche a palcoscenici importanti, no? Come era abituata Delianova negli anni passati, quindi... Sì, Delianova ha avuto sempre una storia calcistica importante, malgrado sia un piccolo centro, è stata sempre nel calcio che conta in Calabria e questo era il nostro obiettivo quando 3 anni fa abbiamo preso la guida di questa società. E questo è il nostro sforzo anche adesso per cercare di mantenere questa categoria, che era il punto di partenza per noi, e faremo di tutto insomma per in queste 3 partite per dare alla squadra la possibilità di esprimersi al massimo per cercare di fare i giusti risultati che servono per mantenere la categoria. Se andiamo a giocare il play-out lo giocheremo come abbiamo giocato i play-off l'anno scorso, noi abbiamo vinto 2 play-off fuori casa l'anno scorso, quindi
abbiamo nelle corde anche la partita secca in trasferta, però noi pensiamo in bene, pensiamo che dobbiamo assolutamente tirarci fuori da questa situazione, quantomeno ottenendo il quart'ultimo o il quint'ultimo posto. Bene, io le faccio in bocca al lupo. Io ho evitato di ricordare sempre la solita vicenda, e quella la risposta che attendete la lasciamo. Sì, magari si dimenticano pure, così, ecco, non la citiamo nemmeno la battuta, sì, no? Infatti, perché è passato tanto tempo, adesso, quindi assolutamente sarebbe ora, perché il campionato, mancando di un risultato, risulta irregolare. Cioè, noi, io ho dichiarato più volte che noi magari ci teniamo in conto che quella partita dobbiamo avere 3 punti, però non lo diciamo per correttezza verso le istituzioni, soprattutto che devono giudicare, e per correttezza anche della classifica che abbiamo adesso, che è quella che è. Però assolutamente ci deve essere una decisione a breve, credo, prima che finisca il campionato, altrimenti andiamo a lungaggini che vanno oltre anche, perché magari ci saranno ricorsi, eventuali contro ricorsi. Beh, è ovvio, sì. E quindi bisognerebbe far presto. Beh, ce lo auguriamo. In questa settimana ci diano una risposta.